Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vanessa e questa settimana la passerai proprio con me. Ti porterò nella vita di Van Education e ti mostrerò che cosa fa un insegnante freelance, una libero professionista nel suo tempo e nella sua settimana. Quindi ti porterò sia a livello soprattutto lavorativo, ma anche come organizzo e distribuisco tutte le varie attività che faccio durante la giornata. Come sapete, io sono la fan numero uno della crescita personale, quindi all'interno della mia settimana ci sono sia momenti dedicati alla crescita personale che momenti dedicati ovviamente al lavoro, alla crescita, allo sviluppo di progetti e di attività creative. Quindi prontissimi, perché vi porto con me per tutta la settimana. La colazione ovviamente la faccio sempre con la mia nanì, che mi accompagna in ogni fase lavorativa e personale. Ciao nani. Ciao amore. La prima cosa che faccio al lunedì mattina è quella di sistemare la mia agenda. Io ho già un'agenda praticamente mensile stampata con tutti gli appuntamenti, poi per ogni settimana del mese faccio delle liste di cose da fare divise per urgenti, importanti, di bassa energia e lunghi, quindi che mi richiedono magari ore di tempo. Perciò la compilo sempre a lunedì mattina, perché è la prima cosa che faccio per organizzare tutta la settimana. Una cosa che faccio sicuramente lunedì mattina, dopo aver messo a posto l'agenda, gli appuntamenti, organizzato tutto, è quello di lavorare al computer. Lavoro al computer, stampo i miei materiali, tutto quello che mi serve, in particolar modo per la giornata di lunedì, martedì, mercoledì, ma se riesco anche per tutta la settimana. Quindi mi organizzo principalmente con le cose da fare al computer. Un lunedì al mese, ad esempio, anche quello in cui faccio le fatture. Dipende, lunedì mattina, burocrazia, materiali, preparazione delle lezioni, tantissime cose. Non capita ovviamente tutti i lunedì, ma oggi sono qui con voi e vi mostrerò cosa è arrivato da Amazon. Due cose. Una ovviamente per i miei bambini, figuriamoci, sono il velcro, l'ho già fatto vedere in altri video, velcro quello a bottoncini, attacca e stacca per le varie attività creative che organizzo. Nani ovviamente ha agguantato il cartone. E poi una cosa personale che adesso apro. Mini appendiabiti, tutti uguali, dello stesso colore, stesso formato, li ho già utilizzati, mi piacciono tantissimo e rendono anche l'armadio più ordinato, quindi li sporterò tantissimo. Lunedì fuori a pranzo, una cosa inusuale perché solitamente lavoro tantissimo tutto il lunedì, ma ogni tanto esco fuori a pranzo, in particolar modo o per motivi di lavoro o per spostamenti, quindi non riesco a tornare a casa, o anche per occasioni speciali. Quindi oggi è un'occasione speciale perché ci sarà mia sorella che è arrivata dalla Svizzera e quindi facciamo un pranzo insieme, perciò let's go. Sì, sì, va bene. Andò. Possiamo fare come abbiamo fatto per il nostro amico Fritz, che mettiamo sotto
le immagini delle verdure e le immagini della frutta, e quindi lui smista. Mi esatto. sembra la cosa più utile da fare, perché sennò così se a furia di metterle comunque insieme potrebbe riuscire, perché neanche questo lo aiuta. No, non lo aiuta, come non ci guarda. Ci guarda come... No, cibo, allora, cibo, vedi, sì, le ho trovate alcune. Allora, ecco, qua, questa era tutta frutta. Forse sono, ah, che belle anche. Queste qua le avevo trovate tipo su un libro. Ok. Sono doppie, quindi adesso le... Però mi sa che è tutta frutta. Digitalizzazione totale, intesa come vendita di prodotti digitali a tutti gli effetti, non è sempre facile da immaginare per ogni settore, mi rendo conto, ma provando a pensare fuori dagli schemi possiamo trovare dei modi per riuscirci. Oggi pomeriggio workshop. Non è l'inquadratura migliore, però il telefono è attaccato, dato che le mie mani sono sul volante, e non credo che potrò fare chissà che riprese, perché comunque con la presenza della psicologa, della famiglia, del bambino, ci sono dati sensibili, robe private, quindi è molto molto difficile. Buongiorno! Macchinina, molto bene, esatto, quella è la macchinina, bella, è gialla la macchinina. Ok, mettiamo giù la macchinina. Tocca la pancia, tocca la pancia. Ok, tocca bene però, che non so se è casuale o meno. Tocca la pancia, esatto, benissimo, brava che hai toccato anche la tua pancia. Okay. Allora, il prossimo quanto è? Una cosa. Guardami, guardami. Shh, bocca chiusa. Sacca il fiore. Dove va il fiore? Dove va il fiore? Attenzione, qua. Ok. Shh. Sacca il telefono, ripeti. Telefono, telefono. Guarda bene dove lo metti. Telefono. Dove va il telefono? Molto bene. Conta i pesci. Conta. Uno, due. Ok, dov'è il due? Bravo, lo attacchi qua.
Pronti? Che lettera è questa? La lettera? Lettera? L. Questa è la lettera L. Ok, L di? Che cos'è questa? Lu? Lumaca. 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 Che lettera è? Ok, perfetto. Allora, queste sono quelle che abbiamo visto l'altra volta. Qui adesso dobbiamo fare il modulo 2. Il modulo 2 è quello sull'organizzazione del tempo e dello spazio. Sono due valigie. La prima valigia, come sono messi i vestiti? Sono una disordinata. Ok, allora, questo qui. Metti insieme ba. Ba. Leggi? Ba. Molto bene. Unghiette fatte, ho scelto dei colori autunnali, quindi marrone e oro, e niente, mi restano soltanto 20 minuti che non pensavo neanche di avere, però ho finito presto, quindi preparerò dei contenuti per Instagram, ma li preparerò dal telefono e non dal computer, perché la mia cara Nani ha deciso di mangiarmi il filo del caricatore del portatile, e quindi adesso il portatile scarico senza un caricabatterie che ho già ordinato e arriverà spero domani. Quindi adesso preparo qualche contenuto per Instagram, probabilmente un reel, e poi niente, ho una terapia con un bambino, quindi mi accingo ad andare e niente, questa è una settimana tipo, ma anche no, ogni settimana è diversa, quindi in questo caso avevo le unghie da rifare, domani c'è un evento importante, quindi vedrete che è una settimana un po' particolare dedicata anche a questo evento, oltre comunque a tutto il resto del mio lavoro, e semplicemente niente, adesso vi saluto perché sennò i 20 minuti diventano 2 per fare il reel, quindi vado. Guanti, la mano. Guanti li avevo visti. Super sguardo. Mani giù. Molto bene. Dormi nel. Dormi nel. Letto. Letto. Dormi nel. Letto. Ok. Dormi nel. Letto. 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 Ok, molto bene. Sono appena andata a farmi una conciata, no, a sistemare un po' i capelli per l'evento che c'è stasera. Li ho lavati io, però me li sono fatta un po' sistemare, e quindi adesso pronti per truccarci e vestirci per l'evento di stasera. Sabato grasso ci ha insegnato un sistema.
meraviglia. Grazie mille, che bello. Ma tu hai preso quello normale? Ciao, sono Vanessa. Non mi piace. Ciao, sono Vanessa. Ciao, sono... La settimana si conclude qui, si conclude con una domenica che di solito trascorriamo tra amici e famiglia. Devo dire che mi ha fatto molto piacere portarvi un po' con me, soprattutto nella mia settimana, ma ci tengo anche a sottolineare che questa è una settimana vagamente tipo, ma in realtà ogni settimana per me è diversa, ricca comunque di eventi, attività, cose nuove, e di questo sono immensamente grata. Sono grata principalmente a me stessa per aver intrapreso un percorso di crescita personale che mi ha permesso di uscire un pochettino dagli schemi di quella che è la vita classica di una persona comunque comune che fa magari un orario di lavoro per cui tutto il giorno è magari chiuso in un ufficio oppure insomma è obbligato a stare magari in un posto che non gli piace, magari facendo un lavoro che non gli piace, con persone che magari non stima. E io questo l'ho voluto cambiare, mi sono proprio presa la responsabilità della mia vita, dei miei giorni e del modo in cui trascorro insomma la mia vita e anche delle persone di cui mi circondo. Quindi ho voluto scegliere, abbiamo sempre la possibilità di scegliere e di cambiare. Quindi io in questo momento sento di condurre comunque una vita che mi piace molto, ma sono in continua crescita perché ho anche altri obiettivi, ho anche la volontà di poter raggiungere anche altri standard, altri livelli di vita, ovviamente, che mi permettano di essere ancora più serena, di fare totalmente, no? Quello che mi piace, avere anche più tempo, eccetera. Quindi ci sto lavorando assolutamente. Questo voleva essere un po' un modo per spronarvi e per farvi anche capire che le nostre routine e le nostre abitudini possono cambiare, possono renderci persone di successo, successo in base a quello che riteniamo noi che sia il successo. Per me è successo anche avere delle ore mattutine in cui poter fare le mie pratiche invece di doverle fare la sera quando magari sono stanca dopo una giornata di lavoro. Vuol dire potermi organizzare magari degli appuntamenti e potermi permettere di fare magari un pranzo in giro o un evento particolare perché sono io che gestisco la mia agenda e le mie attività. Ci sono sicuramente ancora delle cose che mi vincolano, ci sono sicuramente ancora delle cose che devo fare, che magari mi piacerebbe delegare, ma allo stesso tempo sono molto contenta di avere intrapreso insomma un percorso di cambiamento che auguro assolutamente a tutti. Poi ci sono insomma giornate e settimane in cui lavoro molto di più, ci sono giornate e settimane in cui faccio molti eventi e attività creative come mi piacciono tantissimo. E quindi nulla, spero tantissimo di avervi insomma un pochettino ispirato, comunque fatto compagnia in questo video, e adesso vi lascio alla domenica pomeriggio e sera. Noi ci vediamo in un prossimo video e siate curiosi e cambiate le vostre abitudini, cambiate la vostra vita sempre in meglio, fate quello che vi piace fare, riempitevi di settimane ricche di momenti speciali e non solo delegarli al sabato o la domenica o comunque oggigiorno che sappiamo che si lavora tutta la settimana, comunque delegarli a pochi momenti. Cercate di avere delle giornate
o dei buoni momenti ogni giorno in cui siete felici e grati di quello che fate, perché non c'è niente di meglio ovviamente che essere felici ogni giorno, alzarsi col sorriso, contenti di quello che si sta facendo. Quindi se non ti piace quello che stai facendo, mi raccomando, abbi cura di te e cambia la tua situazione attuale, un passo alla volta, un giorno alla volta. Ciao ciao! Dato che la giornata lo consente assolutamente, direi che si può andare a fare ancora un bellissimo giro con la mia van bike, anzi van blu. Per chi lo sa, mi segue su Instagram, sa che le mie bici hanno dei nomi, quindi adesso mi vado a fare un bel giretto in bici. Pronta con la mia bellissima van blu per fare un bel giretto. Dico 82. Com'è che era? Sì, vai, vai. No, due. A due. 1. Con l'accento, lo dico. 36. Dato. Sei arrabbiata. Non ci chiedi più se vuoi. Ci fermiamo. Oh no, ci sono ancora due finestre. 19. Tombola! Non lasciare qua. Io? Ah. Sì, io vado a lavoro, mangio, alla